divieto di balneazione permanente per le acque del lido comunale e del litorale cittadino. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria lo ha messo nero su bianco nel report annuale sulla qualità delle acque destinate alla balneazione. Scarsa è la classe infatti che l'ARPACAL ha assegnato alle acque antistanti il centro reggino, ma anche per alcune antistanti quartieri periferici. Da Gallico a Pentimele, passando per l'intero lido comunale nelle sue zone di nord, centro e sud, fino a Pellaro, i dati sono negativi. E per quanto riguarda il lido comunale, il report 2018 inanella per il quinto anno consecutivo la classe di acque scarse e la legge parla chiaro su questa tipologia di report, decreta il divieto permanente di balneazione per l'area. Il grande cantiere della statale 106 Sibari-Roseto dovrà garantire tutti gli standard di sicurezza agli oltre 1500 operai e tecnici che lavoreranno alla realizzazione di questa nuova opera. È quello che prevede il protocollo d'intesa siglato nei giorni scorsi dalla società appaltatrice Sirio e dai sindacati di categoria. Un ultimo step prima che siano avviati definitivamente i lavori che partiranno proprio con la realizzazione del campo base nella piana. Il giorno 13 abbiamo sottoscritto quello che è praticamente la concertazione preventiva che vincola le parti a sottoscrivere un accordo dove si regolano i rapporti fra il sindacato, l'azienda e dove si mettono bene in chiaro quelle che saranno praticamente le specifiche da osservare per quell'appalto specifico. Tutto pronto per la sfida tra la Rarinante Scrotone e la Roma 09, gara di ritorno delle semifinali playoff per la Serie A di pallanuoto. All'andata, giocata una settimana fa fuori casa, i pitagorici si sono imposti per 5-2 sui padroni di casa. Le due compagini hanno effettuato l'ultima sessione d'allenamento in vista della partita di oggi pomeriggio, dove ci si aspetta grande battaglia e il pubblico delle grandi occasioni.